Un teatro Aurora così gremito, per fortuna a Scandicci non è cosa rara, eppure il colpo d'occhio di una platea da oltre 600 posti, piena di cittadini venuti ad ascoltare il proprio sindaco, è una notizia anche per un comune sensibile a certi temi come quello. Così la serata di restituzione che il primo cittadino Sandro Fallane ha regalato alla città per presentare il proprio libro Una storia in comune, frutto di un collage di tante pagine di diario tenute negli 8 anni di governo, è un successo soprattutto perché il pubblico si riconosce in quelle storie e si riscopre comunità. Siamo una comunità laboriosa che fa del lavoro quasi un culto dell'esistenza, sobria, senza eccessi, senza fasti, però allo stesso momento molto presente. Quando il comune, le esigenze umane chiamano, Scandicci risponde sempre alla grande. Sul palco, oltre al sindaco intervistato da Raffaele Palumbo e Daniela Morozzi, tante testimonianze tratte dal libro affidate a chi in questi anni ha percorso assieme a lui un pezzo di strada. Ci sono le pagine belle come quelle che parlano di Lampedusa, dove Fallani chiuse la campagna elettorale nel 2019, e quelle tristi come il racconto della morte di Niccolò Ciatti e l'arrivo del feretro alla chiesa di Casellina. Ci sono le pagine divertenti come il racconto del suo Fiorentina-Genoa e quelle più alte, quando si cita l'Europa, Ventotene e la vocazione internazionale della città. Ma c'è anche il racconto dell'ordinario, dell'amministrare la cosa pubblica, un mestiere che deve tornare ad affascinare le persone, sostiene Fallani, coloro che sono parte integrante dei processi di sviluppo di una città. In realtà c'è un tratto, che è quello che per fare il sindaco, come tutti coloro i quali hanno responsabilità su un gruppo di persone, in questo caso 50.000 persone, ci vuole un grande equilibrio interiore. Capita di trovarsi di fronte a persone che hanno perso in modo traumatico i figli, capita di trovarsi insieme in mezzo a una fiera con tante persone, capita di condividere gioie e dolori, e non c'è un momento topico. Cioè, ci sono tanti momenti in cui sei messo alla prova oltre la tua immaginazione. Insomma, nel libro c'è l'anima di un uomo legata ai palazzi, alle strade, ai cuori di 50.000 abitanti, di un paese oggi parte integrante di Firenze, eppure orgoglioso delle proprie radici e tradizioni, ma da sempre e sempre di più votato al futuro e all'innovazione. Ah, sarà una Scandicci più bella, sarà una Scandicci più serena e ha voglia di progettare il proprio futuro. Io sono semplicemente un testimone che si è trovato nel 2014 a ereditare un patrimonio e spero di portarlo in dote a chi mi succederà.